la protezione del prodotto e quindi l'impegno contro la contraffazione è un punto fondamentale per stabilire il fatto che non ci può essere una concorrenza di carattere impegnato. Perché è chiaro che la contraffazione diventa una concorrenza di carattere impegnato. Diventa una contraffazione di carattere illegale ancora di più nel nostro paese, perché colpisce il cuore pulsante del nostro paese, che è il Made in Italy. Cioè noi abbiamo un paese che ha costruito nel modo, guardate, se voi guardate tutti i dati, diciamo, anche nei momenti più difficili della nostra economia, anche nei momenti in cui il segno meno era pesantemente messo, diciamo, davanti alle cifre, e tuttavia le esportazioni erano quelle che ancora consentivano al nostro paese di reggere la sfida della internazionalizzazione. E dietro tutto ciò c'è la forza del Made in Italy, c'è la forza della tutela del brevetto, del marchio, della capacità imprenditoriale, della capacità di costruzione di un oggetto. Ecco, su quello si gioca un'altra importantissima partita. Anche su quello la legalità è fortissimamente alleata dello sviluppo, perché impedire la concorrenza illecita, impedire la contraffazione, impedire di avere sminuito il senso di un lavoro straordinario che è anche fatto, diciamo, da un know-how tipicamente italiano, consente al nostro paese di mantenere una capacità di competizione a livello internazionale che io considero assolutamente fondamentale. Da questo punto di vista noi abbiamo sviluppato in questi anni protocolli di collaborazione, abbiamo un'attività molto forte che fanno le forze di polizia.